Diaz conteso da Spagna e Marocco, di scelte per il rossonero. Decision time per Brahim Diaz. Questa settimana arrivano le convocazioni di Marocco lunedì, e Spagna, venerdì, e il giocatore del Milan deve scegliere con quale delle due nazionali vorrà giocare, quella del paese dei suoi genitori o quella dove è nato e cresciuto. Tanto Walid Regragui come Luis de la Fuente sono interessati al calciatore del Milan. Finora la storia calcistica di Brahim dice Spagna. Il ragazzo nato a Malaga ha giocato con le giovanili della Roja e ha anche debuttato con la nazionale maggiore in una strana partita. Nel marzo 2021 un positivo al Covid di Busquets costrinse la Roja a mettersi in quarantena. Così in campo scesero i ragazzi dell'Under 21 guidati da Luis de la Fuente, in una partita considerata però valida per il conteggio della nazionale maggiore. Un'amichevole finita 4-0 e impreziosita da una gran rete di Brahim, la seconda della serata. Visto che non si trattava di un incontro ufficiale, il milanista può ancora cambiare maglia. E per questo è stato corteggiato da Regragui, che ha già tra i suoi altri spagnoli come Hakimi, Munir e Abde. Brahim però è già stato con De La Fuente, lo conosce personalmente e ha un buon rapporto con lui. Il sostituto di Luis Enrique debutterà contro la Norvegia il 26 marzo, una partita che tra l'altro si gioca a Malaga. A casa di Brahim, partita ufficiale per il prossimo europeo, mentre il Marocco il giorno prima ospita il Brasile a Tangeri per una grande amichevole. Il milanista ci sta pensando. In ballo tante cose. I sentimenti, la famiglia, le radici. Il calcio. Decisione difficile, che non si può più procrastinare.